Buongiorno a tutti cari youtuber, benvenuti in un nuovo video del mio canale che manca da casino di tempo perché in questo periodo è un periodo un po' di merda, diciamo, però un po' di merda tra università, lavoro e altre cose. Però oggi torniamo finalmente con un video su una recensione manga. Il video riguardante invece il coso, come si chiama? Il Cartoomix, ovvero soltanto la recensione, verrà messo un po' più avanti per disponibilità di tempo. Oggi parliamo di un manga di cui ho già parlato, ma ne parlai velocemente. Forse è tutto storto. Ne parlai tutto velocemente per via del contest, quindi avete capito che sto parlando di Akame ga Kill, che vi faccio vedere che non ho acquistato gli altri volumi perché non sono ancora andato in fumetteria per quello. Non per altro, e poi anche per disponibilità economiche, che comunque ho già prenotato, quindi dovrei già averceli a Cantù se non trovo sorpresine. Comunque, di questo titolo ho già parlato, però adesso ne parliamo un po' più tranquillamente in un video almeno di almeno qualche minuto in più di 2 minuti, perché sennò non credo che abbiate capito molto dal mio video. Allora, torniamo alla trama. La trama è molto semplice: c'è Tetsumi, che è un ragazzo che viene dalla campagna, che insieme a due suoi compagni vanno nella città, fanno un viaggio per andare nella città centrale, dove dovranno guadagnare un po' di soldi diventando insieme a soldati dell'esercito, per quindi guadagnare soldi per il proprio piccolo paesino di villaggio, sul proprio piccolo villaggio, paese. Il problema è che a un certo punto si dividono e Tetsumi arriva alla città centrale, dove spesso viene sfruttato, viene ingannato, viene imbrogliato, derubato. Perché? Perché lui è un ragazzo che viene dalla campagna e si sa che in campagna o nei piccoli villaggi si conoscono tutti, nessuno andrebbe a rubare a nessuno, diciamo. Mentre nelle città più grandi queste cose succedono più spesso, perché comunque sono città grandi, succede anche nella realtà, non solo in questo manga, succede anche nella realtà. E quindi lui viene imbrogliato da una donna mezza uomo, me no, scusa, una donna che è metà umana e metà animale, e viene accompagnato da una ragazza, da un'altra ragazza che lo ospita a casa. Poi si scoprirà che questa ragazza e la sua famiglia fanno esperimenti crudeli sulle persone, uccidono le persone, fanno esperimenti, tra cui i suoi due compagni che hanno ucciso tutti e due per avvelenamento. E quindi lui poi, in una notte dove incontrerà i Nightride, che è un gruppo di assassini e assassine, da cui Akame, che è la ragazza qui sulla copertina, chiamata l'assassina degli occhi rossi, è la capa, e uccidono loro praticamente uccidono le famiglie ricche e le famiglie corrotte. Diciamo che questa grande città c'è tanta corruzione, e al trono c'è un bambino, perché alla fine è un bambino che c'è, e che le decisioni non le prende il bambino, ma in teoria le prende qualcuno insieme al nonno, se non sbaglio, o lo zio, adesso non mi ricordo. E comunque il loro compito è di uccidere queste persone ricche ma imbroglione e crudeli e corrotte, e qui come lavoro fanno gli assassini. Fanno gli assassini, e praticamente quella sera lì tra le ragazze c'è pure quella che in precedenza aveva derubato a Tetsumi. Tetsumi si accorge che quella che doveva essere sua amica in realtà ha ucciso i suoi amici, che probabilmente avrebbe fatto con lui lo stesso col passare del tempo. Quindi cosa succede? Succede che quando incontra Nightride, prima sopravvive alla Kame, che è una cosa che ormai non sono riuscito a fare, poi uccide la ragazza e quindi entra a far parte a questo punto del team, e quindi diventa anche lui un assassino. Questo in poche parole è la trama. Quanto riguarda invece il titolo è molto simile. Io cercavo un titolo molto simile magari a Fairy Tail, sembra un po' Fairy Tail da un certo punto di vista, comunque è un titolo secondo me bello. Ho soltanto 2 volumi su 5 che sono usciti, è uscito il quinto il mese scorso,
se non sbaglio, no, questo mese è uscito il quinto, perché ne esce uno al mese, se ho capito bene, quindi mi devo sbrigare a recuperarli. Vediamo se ad aprile riusciamo a recuperare almeno due di questi qui. E praticamente come titolo è abbastanza buono, abbastanza, a me piace, però attenzione ragazzi, che anche qui la storia vale lo stesso per Fairy Tail. Fairy Tail piace e non piace, perché alcuni dicono che è un po' una copia di One Piece, di Naruto, molti dicono che è un po' una bambinata, alcuni dicono che è un po' a quei tratti infantili, che ci sono anche in questo titolo, perché anche in questo titolo ci sono tratti, non dico infantili, ma tratti di tipo comedy, comedy, ma più che comedy anche abbastanza... Io non so come definirli, cioè abbastanza stupidi, infantili, come dicono. Che poi anche l'argomento è abbastanza interessante. Quindi, questo qui sono i due numeri di Akame ga Kill che ho detto, parlerò in pochissimo tempo, ne abbiamo parlato. I personaggi, ognuno ha la sua particolarità, ognuno ha la sua arma. E sono fatti veramente bene, sono spiegati veramente bene. Quanto riguarda i disegni, ci siamo, anche lì ci siamo abbastanza. E vi faccio vedere qualche immagine, come ogni volta che faccio vedere le immagini del primo e qualcosina del secondo. Li ho letti tutti e due, perché ce l'ho da un po', quindi non è che posso lasciarli da un po'. E quindi questo era Akame ga Kill. Quanto riguarda invece il video che seguirà questo sui manga, è un video sorpresa, un video speciale, perché arriveremo al 20° video sui manga e quindi sulla recensione manga, e quindi non vi dirò che cosa, non so quando lo potrò presentare ancora in tempo, quando arriverà arriverà. Quindi io vi saluto e vi rimando a un prossimo video.